Buongiorno e benvenuti a questo nuovo appuntamento con il TG Media Web, l'informazione online del Comune di Pavia. In studio oggi Susanna Iacono. E Marco Bailati. E noi apriamo l'edizione di oggi con la 3 giorni che ha visto protagonista Pavia con la Festa dell'Educazione, organizzata dall'Assessorato all'Istruzione e dal Tavolo Permanente contro le Dipendenze. Tanti eventi dedicati ai ragazzi, ma non solo, fra Castello Visconteo, Teatro Fraschini, Teatro Volta e Collegio Santa Caterina da Siena, dove si sono svolti convegni e dibattiti sui temi delle dipendenze e su fattori di rischio quali internet e alimentazione. L'inaugurazione è mercoledì al Castello Visconteo, mentre al Teatro Fraschini i ragazzi del Copernico e del Cossa hanno messo in scena un laboratorio teatrale. Al Collegio Santa Caterina, invece, via al primo convegno a scuola di internet, che ha visto la partecipazione del dottor Massimo Giuliani con la toccante testimonianza del ruolo svolto dalla rete durante il terremoto dell'Aquila. La seconda giornata non è stata da meno, con la mostra permanente al castello, risultato delle esperienze d'area scientifico-tecnologica degli studenti delle scuole della provincia di Pavia, quindi lo spettacolo al Teatro Volta dell'illusionista Fax e il secondo convegno al Collegio Santa Caterina sul tema dell'alimentazione, in cui sono stati presentati i dati raccolti dall'Università di Pavia durante l'anno sulle mense scolastiche cittadine. Chiusura alla grande con le esposizioni dei ragazzi al castello, gli spettacoli al Fraschini, degli istituti Dosso Verde Maria Ausiliatrice e poi in Piazza della Vittoria il corteo in cammino per l'educazione. Grande affluenza della cittadinanza per questa passeggiata pacifica sino al castello, che ha visto in prima fila il sindaco Alessandro Cattaneo, il vescovo Monsignor Giovanni Giudici e l'assessore Rodolfo Faldini per ribadire un secco no nei confronti di ogni forma di dipendenza in favore della prevenzione. Nel focus sulla home page del nostro sito web, il servizio con le immagini e i commenti sulla manifestazione. E passiamo allo sport, per un'importante iniziativa che si terrà domenica 12 maggio presso il centro FIN di via Folperti. Nuotathon, le tue bracciate per gli altri, ovvero un evento di solidarietà legato al nuoto, grazie al quale la WILM, Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare, potrà acquistare un sollevatore per l'ingresso in acqua di persone con disabilità motoria, che sarà messo a disposizione dei vari impianti cittadini, già in parte finanziato dall'assessorato ai servizi sociali. Il programma della giornata, negli approfondimenti al TG, con le parole dell'assessore allo sport Bobbio Pallavicini e i protagonisti della conferenza stampa. E parliamo ora di mobilità sostenibile, perché con i primi caldi e le belle giornate la bicicletta diventa strumento d'uso comune a Pavia. Si inserisce in quest'ottica Muoviti Pavia, manifestazione dedicata alla bicicletta e al tema della mobilità, con tanti eventi per il fine settimana, come il Bike Smile, simpatico corteo festoso di biciclette che invaderanno le strade e le piazze della città. Un'iniziativa voluta dagli assessorati allo sport, mobilità e polizia locale per sensibilizzare dunque i cittadini sul tema della cosiddetta mobilità dolce. Le immagini della conferenza stampa e i dettagli degli altri eventi negli approfondimenti al TG. E martedì invece a Palazzo Mezza Barba in conferenza stampa sono stati presentati i risultati del progetto Benessere in Polizia Locale, un percorso di lavoro durato 2 anni con l'obiettivo di monitorare lo stress psicofisico che può colpire una figura professionale quale l'agente di polizia locale. Questionari, counseling di gruppo e proposte di intervento si sono susseguite in questi 2 anni per un progetto che in futuro potrebbe essere riproposto nel settore polizia locale e non solo. Nel video focus sulla homepage del sito web del Comune di Pavia, le parole del comandante Gianluca Giurato, dell'assessore Marco Galandra e della dottoressa Ilaria Setti, psicologa del lavoro e curatrice del progetto. E noi oggi chiudiamo con 3 appuntamenti importanti per questo fine settimana. Partiamo dalla seconda edizione di Alfabeti Differenti, percorsi artistici nelle diverse abilità, promosso dagli assessorati alle pari opportunità e dallo sportello antidiscriminazioni e dall'assessorato alla cultura. Il festival, che ha preso il via lunedì e si chiuderà domenica, è dedicato al binomio arte e disabilità e ha proposto un percorso tra arte e cultura in cui le diverse abilità sono protagoniste di mostre, concerti, laboratori e dibattiti con professionisti e operatori del settore. Domani, sabato 11 maggio alle ore 18 in Piazza Vittoria, nell'ambito di Alfabeti Differenti, sarà grande ospite a Pavia Elio di Elio e le Storie Tese, che insieme al conduttore radiofonico Massimo Cirri darà vita ad una chiacchierata sul tema della disabilità. Sabato sera invece alle ore 21 la chiesa di Santa Maria di Canepanova sarà teatro del concerto Luci e ombre del barocco, a cura dell'Istituto Vittadini sotto la direzione del maestro Simone R, nell'ambito della rassegna concertistica interamente dedicata alla musica antica I tesori di Orfeo, ormai giunta alla sua 7ª edizione.
Noi come sempre vi ricordiamo che negli approfondimenti al TG potrete trovare anche le previsioni meteo per i prossimi giorni, mentre per scoprire tutti gli eventi in programma in città durante la settimana potete cliccare il link Pavia come, dove e quando sulla homepage del sito web del Comune di Pavia. Noi come sempre vi ringraziamo per averci seguito e vi diamo appuntamento all'edizione di venerdì prossimo. Arrivederci. Arrivederci, buon fine settimana.